Ah, sei così calda e ronzante. Ciao ragazzuoli, stavo facendo meditazioni filosofiche, non mi stavo lasciando andare alla oggettofilia. Volevo parlarvi del mio precedente video, Dolce al dolcitore. Questo, infatti, è il suo video postilla. Volevo parlarvi di quello che succede spesso a dover prendere un concetto e semplificarlo all'estremo. In particolare, ho spiegato come funzionavano i polifosfati riducendo il tutto al funzionamento della mattonella dell'ego. Il che è tuttora giusto, perché rende l'idea di come funziona un polifosfato, ma è effettivamente riduttivo. Per prima cosa, immaginate il nostro atomo che va libero nelle tubature e incontra un suo fratellino e tramite queste dentature si collega e si incastra. Cosa fa il buon polifosfato, come già vi ho accennato? Arriva e occupa tutte le posizioni collegandosi. Infatti la chelazione è una reazione chimica che avviene tra un atomo e un reagente chiamato reagente chelante, e tramite più di un legame coordinativo va a creare una struttura estremamente stabile che non potrà più collegarsi a niente. Potete pensare che il termine chelante venga dal dio misconosciuto Chelos, dio del trattenere, oppure da qualche parola latina mai sentita. In realtà chelante deriva dal fatto che assomiglia a una chela il meccanismo di chiusura, il che ci fa capire che non tutti gli scienziati parlano latino. Giustamente voi mi chiederete, vabbè, interessante, grazie per la spiegazione, ma a noi cari spettatori, che esista un processo chimico chiamato chelazione non ce ne può fregare di meno. E non è totalmente vero. Nel senso, vi piace vedere i miei video? Sì. Vi piace essere vivi? Penso di sì. Cioè, se non avete della depressione, penso che la risposta sì sia sì, mi piace essere vivo. Ebbene, l'emoglobina funziona attraverso chelazione. Quindi il processo che è alla base del trasporto dell'ossigeno nel nostro sangue è un processo di chelazione. E detto tutto ciò, vi lascio alle papere, che io ho una cosa da fare, letteralmente. Stavo facendo meditazioni di livello fisiologico, certo, fisiologico. Arriva. È caduto questo. Scusate perché questa è il mio script, è il mio copione. Carta dei croissant. E scrivo malissimo, non capisco la mazza. Quindi il processo che alla facciamo l'ultima volta. Ovviamente il nome chelante da dove può venire? Magari scusate. Telefono che suona a caso. Sono certo che questa è una cosa di WhatsApp che non mi interessa minimamente.